Domanda di oleodinamica. Seguendo i procedimenti e le operazioni di seguito elencate. 1. Impostare lo schema funzionale. 2. Prestabilire la pressione massima di esercizio. 3. Dimensionare gli attuatori, cioè diametro dello stantuffo, diametro dello stelo e corsa del pistone nel caso dei cilindri, potenza, coppia e numero di giri per i motori rotativi. 4. Determinare la portata della pompa o generatore. 5. Determinare la potenza del motore di comando. 6. Determinare il diametro delle tubazioni di mandata e di ritorno. 7. Determinare l'eventuale scambiatore di calore necessario nel caso in cui non tutta l'energia disponibile sia trasformata in lavoro utile e, in pratica, nel caso in cui una parte della portata sia scaricata al serbatoio sotto pressione. 8. Dimensionare il serbatoio di contenimento dell'olio, la valvola di sicurezza e stabilire i tipi di filtri da usare. Seguendo le suddette procedure, cosa si intende installare in un impianto industriale oleodinamico? A voi la risposta.